Ok, signori, buongiorno. Come andiamo? Creiamo un po' di pubblico. Siamo su Facebook, YouTube, Twitch. Volevo andare anche su LinkedIn, ma pare che LinkedIn non permetta il live, è a disposizione solo di alcuni, però va bene, dai. Chi c'è? Chi c'è? Ciao Amedeo, ciao Alessandro, ciao Sara, ciao Luigi, ciao Cristi, ciao Carlo, ciao Francesco, quanti siete? Allora ragazzi, ciao Marcin, ecco, ti piace l'orario adesso, eh? È bella la vita, eh? Appena finito di mangiare ti fai anche e via un bello streaming. Allora ragazzi, andiamo a impastare, vado a preparare un po' di cianfrusaglie, ok? Inquadro davanti la luce. Eccoci qua. Si vede? Perfect. Andiamo dall'alto e luce fu. Allora, ragazzi belli, io vado a lavorare. Ciao Ilaria, ciao Giorgio, ciao siete tantissimi. Allora, ragazzi, qualcuno sa come funziona lo streaming, i live per LinkedIn? Perché ho provato e mi dice che non me lo fa. C'è qualche trucco particolare? Bisogna fare qualcosa di particolare, essere ammanicati con qualcuno. Mamma mia, non dirlo a me, Marcin, altro che addormentarsi. Allora, ragazzi, andiamo a farci il nostro impastino per pizza napoletana, un account premium. Grazie Sara. Se qualcuno ha qualche notizia precisa sulla faccenda, me lo scrive in privato, così me lo vado a vedere e facciamo quello che serve. Allora, ragazzi, come avete visto, si riparte con i corsi dal vivo di persona che avevo annullato, sospeso, convertito, e chi più ne ha più ne metta da marzo, ok? E quindi torniamo a fare i corsi fisici. Questo, ragazzi, però non vuol dire che quindi da lunedì si rinizia, lunedì corso di napoletana e quindi andiamo a fare un impastino, ok? Che porteremo a 48 ore. Allora, per informazione, il fatto che torno a fare i corsi di persona, però non vuol dire che riparto subito con le consulenze, perché con le consulenze in loco. Magari Stefano adesso ad esempio mi sta seguendo, Stefano proprietario di una pizzeria in Emilia Romagna, da qui devo stare 3 giorni. Ragazzi, io qui lavorando solo sul personalizzato posso concentrarmi sul fare attenzione, stiamo 1 a 1. Possibilità di contagio non ce n'è perché usiamo la mascherina, parliamo a 2 metri di distanza e una persona alla volta il rischio si riduce praticamente a zero. Okay? Invece, dovendo muovermi, dovendo andare a fare consulenze in giro, io purtroppo non posso controllare alcune cose. Sono in un altro locale, sono in. Devo andare in un hotel, i ristoranti, quindi quello non posso controllarlo. Quindi quelle cose per ora sono ancora ferme, sperando che le cose si sistemino il prima possibile. Dovremo vedere un po' come va la faccenda. Che vogliamo fare? Siamo beccati sta gabola e ce la teniamo. Ok? Allora dai, solito impasto. Quindi si rinizia con i corsi fisici. Quindi da lunedì ricomincerete a vedere tutti i miei video dei corsisti con la mascherina. Tenteremo di tenere la mascherina tutto il tempo, sarà una rottura di scatole, però che dobbiamo fare. C'è tocco e lo faremo, ok? Quindi dai, solito impasto per pizza napoletana. Quindi mix di 00 ed Enkier integrale che ultimamente mi piace tantissimo. Ok? Madonna che profumo. Ragazzi, l'Enkier integrale è incredibile. Chissà se i ragazzi Marino mi stanno guardando. Sta roba qui
Ma sapete che c'è dentro come se ci fossero dei retrosentori di farina di ceci, una cosa meravigliosa, lenticchie, incredibile. Quelle parti cruscali gli danno veramente una botta micidiale. Olè, uno, due, chiudiamo, ci prendiamo farina, scusate, lievito e acqua e andiamo a impastare. Uno, due, ci prendiamo il nostro bel lievito. Chi c'è qua? Ciao Antonio, ciao Andrea, ciao Ciccio Winning, ciao Luca, è arrivata la spirale, grande, hai chiesto lo sconto Gio a pizza? Te l'hanno fatto? Sono stati bravi quelli di Eliani, dobbiamo sgridarli. Diamo solito tra 1 e 3 grammi, ok, a seconda di come vogliamo gestire la nostra faccenda. Poi andiamo di... Ciao Javier, ciao Marcin, adoro il profumo della farina per la pinsa. Quale farina, Marcin? Acqua. Facciamo il nostro solito tra 65 e 70 di idratazione. E andiamo a iniziare a impastare, magari vi porto qua vicino così non allungo troppo il collo. Ciao Valentina Bertuccini, eccoci qua, ma che belli. Silvia Sensidoni, percentuale di Henkir integrale. Ciao Ralph, è al 5 al 10%. Silvia, guarda, puoi fare entrambe le cose, onestamente. Puoi stare tra il 5 e il 10, lavora benissimo. Viene un ottimo impasto. Alla De Marco per la pinza. Iniziamo a idratare, poi andiamo a mettere il sale. Ok, ciao Gianluigi. Albi Adal Caratozzolo. Ciao Albi. Ciao Lore. Come andiamo? Vedi che siamo sempre a lavoro. Ti aspetto poi settimana prossima. Lorenzo ha fatto da me. Verrà a far da me il quarto corso o il quinto, non mi ricordo più, e gli voglio far vedere un format di scrocchiarella a doppia cottura, che è una figata. Ok, Lore, ci andiamo a vedere quello. Ciao Damiano. Madonna, che profumo, ragazzi. Veramente pazzesco. L'Henkel porta dentro una selva di profumi che è impressionante. È il quinto che fai, e poi Lore deve aprire un locale. Quindi, ragazzi, quando Lorenzo, mettiamolo qua, quando questo signore qua, Lorenzo Ciccio Valeri, aprirà il suo locale, vi farò pubblicità, dobbiamo fargli pubblicità perché Lorenzo è uno in gamba, farà delle pizze spaziali e quindi vi pubblicizzerò quello che mi va a fare Lorenzo. Ok, ragazzi. Allora, adesso bagniamo Sara. Scherzo, Sara. Ragazzi, ripeto per l'ennesima volta questa cosa. Prendo un goccio d'acqua e arrivo. Non ha senso dirgli se ci sono tot grammi di lievito madre, allora mettetene tot di lievito di birra. Perché dovete cambiare tante altre cose, non solo la quantità dei due tipi di lieviti. Ok? Quindi la mia gola. Quindi non basta quello, ragazzi, perché bisogna cambiare un po' le temperature di gestione, le tempistiche. La panificazione con lievito madre è diversa da quella del lievito di birra. Quindi non si può fare questa equivalenza. Marci, facciamo così. Sì, sono tremendi quelli degli anni. Rimandami il tuo numero di cellulare al quale vuoi essere contattato e prova a farti contattare io definitivamente. Ok? Fammi sapere. Rimandamelo che non ci voglio andare a trovare. Ciao Ciro, ciao Medeo, ciao Andrea, ciao Medeo, ciao Mirko Savoia. Allora, Medeo Lanza, nei tuoi video non ti ho mai visto usare il lievito di birra secco. Come mai preferisci il fresco? Allora, ragazzi, il laboratorio, quando mi trovo nelle pizzerie, mi trovo spesso il secco, ok?
Ma io quando lavoro in laboratorio per fare corsi con piccole quantità, invece lavoro sempre col fresco, perché sono piccole quantità. Ok, ragazzi, col secco diventerebbe un casino. Ecco perché qui uso il fresco. Immaginate quando faccio delle piccolissime quantità per fare impasti esemplificativi, un mezzo chilo di farina, lavorando con la napoletana, come potrei pesare 0,6 di secco? Diventa un casino. Però in laboratorio usiamo quasi sempre il secco, più comodo. Felipe, grazie mille. Thanks to you. Are you English or Italian? If you need some information in English, don't be afraid. Just tell me, ask me what you want. Ok? Ok, Feli, grazie mille. Thank you very much. Feli Pelva, ok? Hai visto che bei bicchieri, ragazzi? Sono degli approvati mia moglie, questi bicchieri di plastica, semplicissimi, che non se cadono non si rompono. Il pane direttamente con lievito di birra. Beh, Sara, fatti una bella biga e fatti un bel pane con la biga, la cosa migliore. Albertino, scusa, Albertino, Alberto Valentinuzzi, ve lo dico sempre, ragazzi, allora, mi prendo uno sgabellino che mi siedo, mi accomodo anche un attimo. Per la focaccia vi dovete fare il mio corso di focaccia, non so più come dirvelo, mettete da parte questi soldini, un cinquecentino di euro, più o meno, so per giù, che se aspettate diventerà più su che giù, e vi fate il corso di focaccia genovese. Vi cambia la vita, vi cambia la vita. Francesco Cicchinelli, ciao. No, non è il premere, vai tranquillo. Ma quanti cazzo siete? Non riesco a starvi dietro con i messaggi. Ciao Rina, ciao Simone, ciao Medeo. Yardrum, ma quale forno a legna, cazzo. Ragazzi, la legna nel 2020 lasciatela nei boschi, pigliati un forno a gas o un elettrico, pigliati un F1, pigliati un bel Alfa Pizza, lascia perdere la legna. Poi se sei in condominio, pigliati un F1, no? Sale, voilà, dentro. Ok. Voilà. Anche sale è andato, adesso facciamo tirare bene tutto l'ambaradan. Ragazzi, non vi faccio vedere la spirale, che tanto è la solita storia. I understand Italian, my mother is from Calabria, but it's difficult for me to write. Okay, no problem. Just write in English and I answer in, just write in English and answer in Italian if you want. Or if you want. I can answer in English. Thank you very much. Where do you live? USA? From your photo? Tabelle per ricette, ma quelli di tutti i video faccio vedere un risultato ottimo, non è più lenta tua. Ciao Stefano, ok. Hai fedeli apostoli da inviare in Sardegna per fare i corsi? Ilaria, fatti i corsi online, funzionano veramente bene. E poi ci saranno novità grosse, quindi, come dico da tempo, mettetevi da parte i soldini nel maialino. Un igrometro magnetico? No, non è un igrometro magnetico, è un termometro, è un timer che ha dentro magnetico. Se posso, un consiglio: quando fai le dirette sul tubo, metti commenti ogni 100 secondi almeno. Si può impostare sta cosa, però io adesso sto usando StreamYard, quindi non so se si può impostare. Vincenzo Criniti, ecco. Quando inizi con le prenotazioni per i corsi? Ragazzi, per ora è ancora tutto fermo e prima di un mese quasi sicuramente niente, perché siete troppi, 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 troppi. Ok? Troppi. Quindi aspettate speranzosi. Grazie Mirko. No, vabbè, ma più o meno è sempre la stessa cosa.
Stefano, con cui abbiamo fatto il corso di teoria ieri sera. Stefano, è stato un piacere. Stai rileggendo gli appunti, poi dimmi come vanno le cose, fammi sapere come vanno gli esperimenti e le pizze. Ok, Stefano. Questo impasto quanti minuti andrà in padella e decideremo. Io sono Ayar, provincia di Como, Montorfano. No, assolutamente no, Carmine. Allora, ragazzi, parliamoci chiaro. Il futuro è l'online. Tranne alcune cose su cui possiamo ragionare tranquillamente, il futuro è l'online. Quindi sicuramente ci sarà tutto, tutto, tutto riguardante i servizi online prossimamente. Ma ci continueranno a essere anche le consulenze di persona. Tenete conto di una cosa, che in un mondo che si sposta verso l'online, che è un servizio che si può moltiplicare facilmente, la presenza fisica, soprattutto di una persona che deve spiegare, costerà sempre di più rispetto all'online. Quindi tenete conto di questa cosa. Ma l'online assolutamente esiste, c'è una cosa che ci sarà sempre e continuerò ad ottimizzare, l'online, perché è il futuro, lo era prima. Adesso vedete, si sono messi tutti a fare online, no? Tutti con Skype, tutti con Zoom, tutti con qui, tutti con là. Io lo faccio da 4 anni. Qual è il problema, ragazzi? Che se è già difficile la spiegazione di persona face to face, diventa ancora più difficile la spiegazione online, perché online non hai tutto quello che c'è di persone, e quindi o sai veramente quali sono i chiavistelli mentali, interpretativi e divulgativi per trasmettere qualcosa, o diventa veramente un casino e non è possibile farlo. Quindi, ragazzi, per l'ennesima volta, quando fate i corsi, non scegliete il pizzaiolo bravo. Scegliete l'insegnante, sono cose diverse. Poi, se riuscite a trovare qualcuno che, oltre a essere un bravo insegnante, fa delle pizze eccezionali, oppure, oltre che fare delle pizze eccezionali, è anche un insegnante bravissimo, avete chiuso il cerchio. Ovviamente, se io dicessi qua lo trovate, tutti inizierebbero a dirmi, come al solito, la tiri. Allora non lo dico. Scherzo, ovviamente. Ma neanche tanto, lo sapete. Nina Caschi, per avere info sul corso online scrivo su Nina, per ora da nessuna parte. Devi aspettare che riapro le iscrizioni e gli strumenti per iscriverti. Ok, Nina? Bello bello, 24 gradi, qua ci siamo. Ok, figliuoli, adesso lo tiro. Bivis mi chiede opinioni sull'acqua fermentata, modo o strumento. Allora, Bivis, innanzitutto grazie mille. Poi, cosa importante, non sono un esperto di acque fermentate. Ok? Non sono un esperto di acque fermentate. Questo per dirvi che non esprimo pareri e opinioni su cose che non conosco alla perfezione. Ma avete imparato a conoscermi, lo sapete. Sono solido e molto antipatico su quello che conosco, ma su quello che non conosco non mi permetterei mai di fare il santone o di dirvi cose tanto per indorarvi o farvi sembrare che sappia tutto. No, ragazzi, ognuno deve esprimersi sulle cose in cui è ferrato e che conosce al mondo. Io le acque fermentate non le conosco bene e quindi non mi esprimo. L'unico, quindi, ad esempio, il fatto che Carlo Di Cristo, che è un mio amico, sia uno di quelli che le tratta, mi fa propendere per il fatto che siano cose ottime. Ma a prescindere da questo, l'unica cosa che, guardate che bello, l'unica cosa che mi lascia un po' così è, non vorrei mai che questo, che le acque fermentate, diciamo, vadano poco a poco ad arricchire il gruppone di quelli che meno lievito è, meglio è, se non c'è lievito di birra è meglio, e tutte quelle robe lì, o se non c'è lievito in generale. Cioè, non vorrei mai che questa roba qua diventi: ah, non c'è lievito, quindi è più buono, quindi più digeribile, eccetera, eccetera. Non vorrei mai che accadesse una roba del genere, perché sennò sarebbe veramente un peccato.
Ma come al solito, se accade una roba del genere è perché la gente è ignorante. Perché nessuno di quelli che se ne occupa mi sembra che abbia mai detto, visto che non c'è il lievito, è più digeribile. Ok? Quindi, ok ragazzi, impasto finito. Abbiamo quasi un 70, quindi. Quindi, mio parere sulle acque fermentate è questo. Scusate che mi lavo le manine. Il nostro impastino è fatto. Prendiamo un bel recipiente. Andiamo a dargli un goccio d'olio e lo andiamo a riporre per il suo riposo. Un goccinetto d'olio, così l'indomani ci si stacca come si deve. Eccolo qua. E via. Ok? Eccoci qua. Voilà. Pronto per andarsene in frigo a riflettere sulle sue malefatte. Allora, chi è che c'è qua? Vediamo un po'. Vediamo di pulire, se no mi si sozza tutto il PC. Anzi, ci mettiamo di qua, che è più. Eccoci qua. Quindi impasto finito. Ok, ragazzi. Andrea Panci, io sono molto onesto. Andrea mi chiede, per un forno, per una pizza in teglia con gli strumenti di casa comuni, planetaria che scalda tantissimo, il forno. Andrea rischia di diventare veramente un casino. Evita la teglia, buttati sulla foca sulle focacce oppure cambia. Cambia gli strumenti. Comunque la prima volta che commento. Dove siete finiti? Non vi trovo più. Ciao, Giova. Non vi trovo più. Ok. Amedeo. Comunque, la prima volta che commento, ma ti seguo da un po'. Il tuo canale è un pozzo di conoscenze. Grazie per le condivisioni di informazioni sensate. Prego, Amedeo, grazie a te della stima. Nina, lo so che ti arrabbi, ma io ho chiuso le iscrizioni e sto valutando che cosa fare in seguito. Tieni conto almeno 400-500 euro, almeno. Ok? Ivan. Ivan mi stuzzica. Ciao Giovanni, se volessi fare la napoletana nel grill e grigliarla per bene, mi conviene mettere l'olio nell'impasto all'1%? Scherzo. Ciao Giovanni, buon fine settimana. A te. Capisco, il libro di Calo di Cristo è un problema, anch'io la stessa idea riguardo al lievito madre, gang, il lievito fa male, gang, sì. Sì. È l'unico mio dubbio. E poi l'altro mio dubbio è perché, cioè non le conosco, ma se non danno profumi, strutture, cose diverse, allora perché? Potrebbe essere anche solo ricerca. Però mi spiacerebbe se diventasse il vessillo di chi dice: meno male non c'è il lievito di birra e quindi sto meglio. Sarebbe un problema. Ciao Antonio, ciao Alessandro Zaccaria, ciao caro, come andiamo? Ammazza Antonio, che casino. Allora ragazzi, volevo dirvi una cosa. Allora, innanzitutto Nicola, ciao Giova, sto ancora firmando gli autografi dopo aver fatto i tuoi bansi ieri a cena. Grande Nicola, sono contento. Rina, quando sono aperti iscriviti, vai da farlo. E poi una cosa. Che ho visto qua. Ecco, allora ragazzi, molto francamente. Volevo girare, ecco così. Per tutti sti casini per la teglia, ok? Fino a qualche anno fa, gli strumenti per fare ottimamente la pizza in teglia romana
Erano costosi, non erano reperibili, le impastatrici spirale piccole non c'erano, i forni, non c'erano forni piccoli funzionanti con i voltaggi domestici che dessero temperature di un certo tipo, controllo di un certo tipo. Era un po' un casino, quindi si tentava di industriarsi il più possibile con gli strumenti che tutti abbiamo a disposizione, quindi strumenti casalinghi, planetari, forni di casa e via dicendo. E aveva un senso proprio perché le cose che invece ci sarebbero potute tornare molto più utili o costavano troppo o non c'erano proprio o erano troppo pesanti o erano troppo grosse. Adesso non è più così. Ragazzi, io sono molto onesto con voi. Lo so che potreste pensare che sia divertente impazzire dietro una planetaria o preriscaldare per 3 settimane un forno di casa, ma se avete il budget e lo spazio, non state a impazzire, eh? Compratevi gli strumenti, perché se no andate fuori di melone. Chiaro? Non state assolutamente a impazzire. Qua vedo tutto il contrario, non so neanche dove mettermi le mani. Non state a impazzire. Non ne vale più la pena. Se avete da mettere da parte, da spendere 1200-1300 euro per queste robe qui, fatelo, perché adesso si può fare. Prima no. Ok? Ciao Enrico, ma dopo un po', guardalo, no, dopo ti saluto io. Ciao Giove, esagerare con le pieghe più la tua di fine impasto potrebbe essere controproducente, l'impasto da setoso è tornato nuovamente rubido. Enrico, assolutamente sì, dopo un po' non serve a niente tirare. Una volta che hai messo assieme l'impasto, gli hai dato una tirata ed è liscio. Basta, è inutile che tiri, 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 tiri. Ivan, qua si stendono tele romane a gogo al forno. Un saluto da Ivan e Loris, giovane numero 1. Grande Ivan, come vanno le cose? Mi sembra che vadano bene, vero? Spero in bene. Un caro saluto. Ho visto, mi avete scritto 18 volte per fare il corso di genovese, però non mi avete mai risposto. Comunque in bocca al lupo, spero che il lavoro vada bene. Nina, non potrei accedere al corso di napoletana se non fosse attrezzata per. Domanda interessante. È ovvio che per la napoletana abbiamo bisogno del forno. Puoi venire tranquillamente a fare il corso di napoletana o possiamo fare tranquillamente il corso di napoletana online. Sarebbe però un peccato se magari tu non potessi riprodurre quello che facciamo. Certo che lo puoi fare semplicemente per imparare e lo tieni poi come bagaglio per i tuoi esperimenti quando avrai gli strumenti adatti. Però certo se lo puoi fare subito è molto meglio. Questo sì. Anna Gallone, io due cose non discuto nella vita, Dio e poi Giova. Aspetta, cos'è che diceva Alex Drastico? Che Dio è grande, ma Giovabezza no cugionea, sì, sei salernitana come mio papà. Papà originario di Orria, provincia di Salerno, nel Cileto. Ma io posso bannare mio cugino? Ragazzi, facciamo una votazione. Banno mio cugino? Sì, assolutamente, Alessandro e Cuppone, sono molto buoni. I Moretti Deck, l'iDeck della Moretti è la versione, diciamo, più accessibile del Serie S, sono buoni anche loro. Però i cupone te li consiglio soprattutto per la tonda, per le teglie Moretti o Castelli, per la Romana, insomma, vabbè. La frase che hai detto è sicula. Sì, ma la diceva Albanese Alex Drastico. Fabio Crepaldi, il corso all'estero è il futuro? Penso un corso da te fatto di persona, fare l'impasto e toccare di mangiare il prodotto? Sì, assolutamente sì, è ovvio. Sarei un cretino se vi dicessi l'opposto. Ovviamente il corso di persona ha questi plus o plus che dir si voglia, quindi è innegabile. Però, ragazzi, avere quella parte di trasferimento di informazioni, tutti quelli che hanno fatto i corsi in Skype in questo periodo, ne vedo tanti, lo confermino. Guardate che se lo fate con qualcuno che lo sa far bene, veramente utilissimo. Poi è ovvio che vedersi, magnare, toccare fa sicuramente parte del divertimento, però
Albertino, io ragazzi sì, le conosco quelle della fama che Mappia Sminga. Ciro, Giova, so già che l'ho chiesto prima, facendo sempre impasti piccoli, vorrei togliermi questo dubbio. Secondo te se faccio... Ciro, bisogna parlarne. Bisogna parlarne, un corso ti servirebbe. Scusa, perché ci vuole un po', non posso, diciamo, sbrigarla velocemente questa faccenda. No, Fabio, allora, napoletana moderna, diciamo che noi napoletani in cui cambiamo un po' il processo rispetto al processo standard, cuociamo un po' più bassi, idratiamo un po' di più, facciamo un po' più attenzione al cornicione, insomma, queste cose qua. Hai mai usato le farine del mulino Amoruso? Boh. Allora, ragazzi, Antonio K mi chiede una cosa interessante. Mi chiede, ciao Giova, potresti fornire una descrizione di come deve essere un cornice di napoletana fatta bene? Così quando andiamo a mangiare sappiamo giudicare. Ragazzi, vale un po' per tutti i prodotti. Deve essere scioglievole. Cioè, quando voi masticate, deve sciogliersi. Deve mantenere un minimissimo di friabilità, quasi niente. Non me ne frega un cazzo se adesso i napoletani si inalberano dicendo che per loro non deve fa niente. Ciao, andate da un'altra parte. Qua no. Un minimissimo di friabilità, minimo, il resto morbidezza assoluta e poi deve essere scioglievole. Non dovete avere la sensazione della masticazione prolungata, cioè mettete in bocca 1, 2, 3, 4, 5. 6 e giù. Se non riuscite a farlo e al secondo morso vi inchiodate qui che manco un pitone mangiando un maiale, un cinghiale di Bosco, c'è qualcosa che non va. Non conosco Ciro Cascella, Alberto, onestamente. Ok, Anna, buona pizza. Non riesco a rispondere a tutti i messaggi, veramente. Ma caspita, allora Enrico, ho usato la prima versione ormai anni e anni, anni fa e funziona veramente bene. Adesso hanno fatto la 2.0 e in tanti mi dicono che è un po' strana. Dovrei provarla per curiosità. Dovrei provarla per curiosità perché in tanti mi dite che la 2.0 non è semplice come quando mi ricordo usavo io la 1.0. Neanche una pizza mi hai mai fatto. E passi a prenderla. Una napoletana in sous vide. Oggi ero indeciso. Vai a vedere le stories. Ma che razza di controfiletto che ho fatto. Oggi volevo farlo in sous vide, poi insomma, chissene. E l'ho fatta direttamente sul barbecue. Tutto il kit della Nova, spettacolare. Allora, esatto, non deve inchiommare in gola, esatto Claudio, sì, conosco il termine. Fa dei cornicioni esagerati con pizza molto piccola, no bueno, allora, no bueno. Per la cottura in forno elettrico più o meno idratazione dello standard, che cazzo di domanda è? Non è italiano. Sì, assolutamente. Martucci pizza eccezionale. Francesco dovrebbe usare un diretto, mi sembra, con tanta acqua. Il lievito in genere, con quale criterio si stabilisce la giusta grammatura? Antonio, dipende dal prodotto che devi fare, dal processo che deve subire. Anche questa è una domanda che meriterebbe tempo. Ciao, Nihonji. Tempo, tempo. Ok. Va bene, dai ragazzi. Stile wild. Ragazzi, i capelli non li taglio da... Allora, adesso siamo a giugno, secondo me li ho tagliati a gennaio. La barba invece no. Volevo tagliarla oggi, la taglio domani. Non ho mai tempo per far niente, manco a tagliare la barba. Vedete com'è? Siamo conciati qua, mica come voi che il sabato gozzovigliate. Griglia pizze maledetti. Allora dai,
due domande e poi chiudiamo, ragazzi. Sono già 35 minuti. Vorrei spezzare una lancia a favore della fama. Gona 5 kg, testa ribaltabile, barra S al tiro, gympasto chiuso, 310 RPM, fa la FAMAG. Non la conosco, ragazzi, parlatevi tra di voi con la fama perché in tanti mi dite varie cose e ovviamente. Nel corso spieghi il razionale alla base dell'uso di certe quantità di lievito piuttosto che un altro rispetto al prodotto specifico da fare vero? Beh, sì, certo. Parliamo di tutto. Cioè, sono Michele, ti volevo ringraziare infinitamente per il corso, sei un grande. Osti, Michele chi? Mannaggia la miseria, non riesco a vedere l'avatar. Siete in mille, ragazzi, non mi ricordo tutte le facce e tutti i nomi. Comunque, sei stato mio cliente, hai fatto il mio corso, grazie a te. Tiziano, cosa vogliamo fare? Allora, auguriamo buono stallo ad Alberto. Ok, Michele, ok. Classico impasto. Dove cacchio sei? Classico impasto, 24 ore di 3 grammi andrebbero bene? Sì, più o meno, dipende cosa fai. Va bene, ragazzi, dai. Allora, il nostro impastino è fatto, come vi dicevo, da lunedì andiamo a fare di nuovo i corsi di persona, corsi fisici. Con la mascherina, speriamo non sia troppo una smaronata, però cosa dobbiamo fare? Antonio De Meo. Allora, ragazzi, vedete, Antonio De Meo dice: io dico in chiusura diretta, così se mi balli l'ho seguita tutta. Qualche settimana fa ho provato la cottura a padella griglia ed è stata discreta. Addio, è stato bello. Ragazzi, io apprezzo tantissimo la schiettezza, la saggezza, l'intelligenza, la capacità di stare al proprio posto, l'ironia. Io non banno gente a caso, io sono semplicemente una bestia con le bestie. Ok? Bestia in senso cattivo io, bestia nel senso di idioti gli altri. Questa è l'unica cosa. Ma figurati, così come vi dico, ragazzi, che la cottura in padella è una merda, è una cagata. Per tanti motivi, ma figuratevi se ho qualche problema con qualcuno che in maniera molto ironica mi dice: ma sai, Giova, che ci ho provato, è venuta una roba così, però cos'ha, però cos'ù. Ma figurarsi, ma non è quello il problema. Io ho problemi con gli idioti, ho problemi con gli imbecilli, ho i problemi con i provocatori, ho i problemi con i falliti, ok? Ho i problemi con i minorati mentali, ok? Con questi ho problemi. E non mi interessa circondarmi di questa gente, quindi via. Ma figurati, Antonio, se ti vanno. Ma no, ma perché? Allora, ragazzi, qual è il problema? Chiudiamo con la storia della padella di cui avevo parlato in un post. Il problema in sé per sé non è la padella, non è il grill, non è il cannello, non sono tutti gli stradiavoli che vi pigliano con cui dovete cuocere sta povera disgraziata di pizza. È l'atteggiamento mentale che vi porta a non essere più razionali, ok? A pensare che visto che l'avete fatto voi è buono, a pensare ad autoconvincersi di una, ad autoconvincervi di una realtà che non esiste. O ancora di più, mi dà fastidio chi fa cazzate per soldi, per notorietà, eccetera. Ora, io ve lo dico molto francamente, che tanti napoletani, dopo averci smaciullato le palle per millenni, che senza l'acqua di Napoli e la mano del pizzaiolo di Napoli non dovevamo permetterci di chiamare pizza napoletana, che adesso per quattro soldi e per quattro like, alcuni, inizino a fare pizza nel barbecue, fare pizza nelle padelle, fare pizza nei microonde, fare pizze sui carboni ardenti, fare pizze col plasma stellare, a me manda il sangue al cervello. Questo dico. Tutti questi sono problemi per me, non la cosa semplice del fare una prova o un divertimento. Una cosa sono le cazzate, una cosa sono i professionisti, una cosa sono le cose professionali, una cosa è la divulgazione, una cosa è avere la razionalità nel capire cosa va bene e cosa va no, e
una cosa invece non capirlo. Tutto qua. Spero che si sia capito una volta per tutte, Antonio. Ok? Ciao Giova. Giova, vedevo un intuitivissimo problema di meteorologia. Sei nato per fare divulgazione, per la chiarezza, soprattutto perché si vede che sono anni che studi. Perciò, Giova, stai tormentando tutta la vita. E avrei visto le interviste delle volte che mi hanno invitato. Rina, basta fare il pirla. Quelle volte che mi invitavano qui sulla una delle TV locali della provincia di Como per parlare di meteorologia. Se andate su YouTube e cercate Giovanni Tesoro Meteorologia, trovate anche tante altre cose di quello che facevo e ho fatto. Encir integrale sarebbe il cosiddetto Encir bianco? No, se è integrale non è bianco. A parte che l'Encir ha una struttura sua, ha una struttura esterna che è molto più semplice del grano tenero. Quindi non è che potete setacciarlo successivamente 15.000 volte, cioè l'Encir o è integrale o è semi-integrale. Non è che c'è tanto altro. Il microfono che avevi usato l'ultima volta non si sentiva bene, ma se mi avete detto che si sentiva benissimo con quel microfono, secondo me c'era qualche problemino. Adesso gli auricolari, ma ovviamente fa eco, perché qua il laboratorio è ancora molto vuoto. Mi sono trasferito da un anno, non ho avuto tempo, quindi c'è ancora un po' di eco. L'Enkir è un farro monococco, melo in pasta, ok? Va bene, ragazzi, dai, eccoci qua, 42 minuti di diretta. Io vi saluto, mi raccomando, tenetevi aggiornati come al solito sui corsi, su tutto quanto, sui miei social. Stateli pronti alla riapertura come un centometrista che aspetta lo sparo, mi raccomando. E visto che è sabato e domenica, l'unica cosa che posso dirvi è: non fate grigliapizza. Ciao belli!